Allora, Gian Angelo Bellati, alla luce di quanto ha esposto il segretario, che Sì, cosa ma intanto mi è ne dice? piaciuto che Renato Mason abbia fatto riferimento al confronto della realtà del Nord-Est, intesa come ha inteso lui, che è fra l'altro come la intende anche l'Unione Europea, comprensiva dell'Emilia-Romagna, rispetto ad altre regioni, io direi proprio in particolare anche europee, che sono nostri competitor. Perché ecco, una delle caratteristiche molto importanti della CGIA di Mestre è, secondo me, che lo dico dall'esterno, il fatto che loro anche fanno un riferimento alle altre regioni, perché è facile confrontare il Veneto, l'Emilia Romagna con la Calabria, la Sicilia, la Campania. E ovviamente siamo vittoriosi in questo confronto di crescita economica, ma noi non dobbiamo fare riferimento a questi confronti, ma con i meglio che sono soprattutto nell'area, in alcune aree della Germania, aree dell'Austria, anche della Francia. E quindi il confronto è fondamentale, perché noi dobbiamo fare riferimento, per esempio quando si parla di sviluppo economico e del ritardo di sviluppo in cui ci troviamo, con loro, perché sennò fattori di produzione nostri emigrano e vanno a produrre in queste aree più competitive. L'altra cosa importante è quella della strategia di sviluppo di un territorio. Ecco, qui il sistema pubblico può avere un ruolo fondamentale. Un esempio è stato dato poco fa da Renato Mason sull'ambito delle facciate, perché si parla di esenzioni fiscali, detrazioni, deduzioni che vengono offerte al privato cittadino che vuole investire, quindi favoriscono, diciamo, l'investimento, in questo caso per le facciate, ma noi sappiamo che c'è di lunga storia ormai tutto il sistema delle ristrutturazioni degli immobili che vengono agevolati in modo tale anche da evitare che ci sia del nero con delle esenzioni fiscali che dal 36% sono arrivate anche a superare il 50%, se ci mettiamo anche l'aspetto ambientale si può arrivare al 65%, no? Quindi il sistema pubblico può stimolare investimenti in maniera molto proficua perché fa crescere la produttività del sistema e alla fine, anche se c'è un'esenzione fiscale, il pacchetto di soldi che entrano nel sistema pubblico di tasse aumenta perché non è il fatto che tu riduci le tasse, che diminuisci le. No, perché tu crei nuova economia, nuovo sviluppo e quindi aumentano le tasse. Allora, questo è per il Veneto importantissimo. È importantissimo perché tu puoi determinare uno sviluppo appunto più armonico di alcuni settori produttivi rispetto agli altri. Io sarei abbastanza ottimista sul Veneto perché il Veneto ha un tipo di sviluppo economico a quasi 360 gradi. Credo che l'unica cosa che forse noi non abbiamo siano la fabbrica, proprio l'industria automobilistica, però siamo grandi subfornitori, l'industria aeronautica, ma anche lì siamo subfornitori per fortuna. Quindi il Veneto è L'acciaio veramente. che la chimica Esatto, ma ce il Veneto è una n'è andata. regione complessa, ma anche amplissima dal punto di vista produttivo e non soffre degli errori invece, per esempio, dell'area veneziana, dove ci si è concentrati solo sul turismo. Un errore stratosferico, grandissimo, perché guardiamo adesso al virus che si sta, speriamo che verrà bloccato, soprattutto che si trovi il vaccino, ma avete visto che ci sono state delle ripercussioni sulla questione delle borse. Ma guardiamo adesso in Cina che hanno detto alle agenzie e la ubbidiscono, eh? Quindi non è che dopo lì non facciano. Hanno detto blocchiamo tutti i viaggi verso l'estero. I cinesi sono ricchi, ci sono 160 milioni di gente ricchissima in Cina, quindi gente che viene per esempio nelle nostre aree, che porta fatturato, che porta presenze turistiche. Ecco, questa cosa della febbre, di questo virus che si sta espandendo può avere un effetto nefasto sui flussi turistici, come è stata l'acqua alta eccessiva, che tutti hanno preso paura, acqua alta costante e continua, non andiamo a Venezia. Beh, se sarà contenti sti veneziani che si lamentavano dei turisti adesso. Sono andata I domenica, era veneziani vuota. sì, ma chi dà posti di lavoro che è il Lo settore so. turistico? Se tu investi solo sul turismo, come Certo. si sta ancora facendo purtroppo costantemente da 40 anni a questa parte, arriva una crisi nel settore turistico, tu metti in ginocchio l'economia del capoluogo, comunque Quindi 300.000 attenzione persone. anche al mono investimento, si Guai, dice guai, guai. guai. Quindi sul Veneto io la vedo più positiva, però purtroppo permangono dei fattori drammatici che sono soprattutto il ritardo della giustizia. Il ritardo della giustizia perché in Veneto non ci sono abbastanza funzionari amministrativi, abbastanza magistrati e questo è il primo parametro che viene criticato e per il quale non arrivano per esempio investimenti dall'estero. E poi le tasse complesse e alte. Ma dopo torniamo su questi aspetti negativi, perché se Gianangelo Bellati vede il bicchiere mezzo pieno, lei prima fuori onda mi diceva attenzione, attenzione, perché
noi siamo nel nostro nord-est, c'è il Veneto, ma ci sono altre regioni, e lì bisogna stare un po' attenti. E adesso difatti, passiamo la palla. Mi collego a una parte del ragionamento che faceva Gianangelo. Prima di vedere gli aspetti proprio negativi, che tanto dopo li elenchiamo. Allora, noi abbiamo due grandi fattori di crescita, di sviluppo, interessantissimi del nostro, perché costituisce il nostro PIL. Uno è il turismo, appena fatto qualche considerazione Gianangelo, siamo la prima regione d'Italia, sto parlando del Veneto in questo momento, poi aggiungiamo anche l'Emilia Romagna, l'Alto Adige, cioè il Nord-Est non ha dove competito. Confturismo dice che ci sarebbero turismo. Stati margini maggiori comunque di ripresa. Questo è il primo dato estremamente positivo. Secondo dato estremamente positivo è l'export. Noi rispetto al 2007 siamo avanzati, Veneto più 15%, siamo una delle regioni più, insieme con l'Emilia Romagna e il Veneto, cioè il nord-est supera abbondantemente la Lombardia. Insieme il nord-est supera la Lombardia, perché dobbiamo prendere i 10 milioni di abitanti della Lombardia e mettere insieme quei 10 milioni, 11 milioni del nord-est, perché sennò facciamo come dire, un confronto non omogeneo. Attenti però, questi due fattori estremamente importanti hanno un problema enorme. Non dipendono, le cause di sviluppo di questi due fattori spessissimo non dipendono da noi, non dipendono dalla nostra politica domestica. Quindi da quanto siamo bravi. Per quanto siamo bravi. L'export basta che, dico Trump per dire uno, metta un dazio. Quello che diceva prima. Riprendo il ragionamento su con alcuni dati. L'export basta che qualcuno si inventi qualche dazio in più, qualche guerra commerciale o qualche guerra vera, e noi stiamo là a guardare. O qualche sanzione contro economica contro qualcuno, vedi contro la Russia, e noi paghiamo caro il conto. O qualche ricattino. Allora, per questo dico, benissimo l'export, per fortuna che abbiamo una posizione solida, attenti però, perché su questo dobbiamo sempre stare all'occhio, perché basta un colpo di vento, ha citato l'influenza, il coronavirus in questo momento, basta un colpo di vento e noi ci troviamo in difficoltà. Questo per quanto riguarda l'export. Turismo, siamo sulle stesse considerazioni, l'ha fatta adesso Gianangelo, ed è vero, questi sono i due attu più forti del nostro nord-est e del nostro Veneto. A fronte di queste cose positive, di queste due cose positive, noi abbiamo alcuni invece comparti, parametri dello sviluppo, della crescita, che dipendono in larga parte da noi, su cui non stiamo agendo. Parlo del governo nazionale e parlo anche della situazione italiana. Mi riferisco agli investimenti. Se non ripartono gli investimenti, siamo meno 8% 2019 su 2007, cioè non abbiamo ancora neanche raggiunto gli investimenti. Parlo di investimenti pubblici e privati insieme, sto parlando di questo. Per quelli privati in qualche maniera danno qualche segnale, qualche luce si è accesa in fondo al tunnel, quelli pubblici siamo proprio a zero. Nominalmente siamo il 2,8-2,7% del PIL, quando gli altri, la Germania viaggia al 5,4%, nominalmente, sulla carta. Ma poi vediamo le difficoltà della giustizia, i ricorsi, burocrazia, bloccano anche questo 2,4%, scende allo 0,qualcosa%. Quindi, primo dato. E questo dipende in larga parte da noi. Sto parlando in questo momento, pensando in questo momento in modo particolare agli investimenti pubblici, che non sono solo le strade, le ferrovie, la banda ultralarga, cioè non stiamo parlando solo della pedemontana, perché pare che sia tutto intorno alla pedemontana. Quindi, primo punto, gli investimenti dipendono da scelte nostre. E perché non li facciamo? Punto di domanda. Secondo elemento, noi abbiamo i redditi che sono aumentati di pochissimo. Il reddito familiare rispetto al 2007 è aumentato dello 0,5%. Cioè diciamo che è fermo. Fermo. Contemporaneamente, lo stesso aumento hanno i consumi, attenti però, consumi in generale, dove dentro i consumi ci sono i consumi della pubblica amministrazione, i consumi delle attività produttive e i consumi delle famiglie. I consumi delle famiglie rappresentano la massa più importante dell'intero dei consumi. Sono cresciuti? No, sono ancora sotto del 10% rispetto al 2007. I consumi familiari sono ancora sotto del 10%. Allora, e chiudo il ragionamento andando molto al concreto, la nostra ricchezza è fatta per tre quarti, 73%, 72% da consumi, più
un 18-20%, siamo sotto il 20%, diciamo il 20% per comodità, un 20% da investimenti. E questi dipendono in larga parte da noi. Bene, vuol dire che il 90% e più del PIL, della nostra ricchezza, certo, che controlliamo noi, non sta andando bene. I consumi non vengono incentivati, sì, non ripartono e gli investimenti sono fermi. Questo è il messaggio forte che noi lanciamo in ogni occasione. Ma infatti ne ho parlato anche poco tempo fa con il presidente di Confapi, quindi degli industriali del nostro territorio, insomma piccole e medie, e diceva che la forza sull'export, perché noi abbiamo produzione di alta gamma, alta qualità, che non soddisfa il consumo interno perché non se lo può permettere. Dice, i nostri concittadini, per lo più massa, non può permettersi i prodotti che produce il Veneto a vario livello, eccetera. Però abbiamo l'export che richiede l'alta gamma, l'alta qualità. E quindi abbiamo queste grandi occasioni, opportunità. Però se qualche canale, come diceva Gianangelo Bellati, si dovesse chiudere, le nostre aziende vanno in crisi totale, perché non c'è il consumo interno. Quello che c'era una volta la famosa classe media esisteva, consumava anche alta, poteva permettersi l'alta qualità, poteva permettersi il made in Veneto per semplicizzare al massimo, adesso non può più farlo. Aggiungo due considerazioni, se mi consenti, molto veloci sulla questione dell'export. Allora, noi, dato positivo, meraviglioso, dico io, straordinario che abbiamo, è che il nostro export è fatto in larga parte di macchinari, cioè noi produciamo macchinari che vendiamo nel mondo. Perché dico che è straordinario, che è bello, meraviglioso? Perché per costruire un macchinario ci vuole progettazione, competenze, innovazione e un po' di investimento. E ci vuole tutto questo. E se noi siamo forti su questo, vuol dire che queste cose le abbiamo. Positivo. Altra considerazione invece meno positiva. Attenti. Ha fatto un accenno prima Gianangelo Bellati. Quanto vale questa nostra grande attività di export? E abbiamo anche l'import, evidentemente. Dobbiamo stare attenti. Beh, quanto vale il saldo commerciale o il saldo tout court fra quello che esportiamo e quello che importiamo? Quanto vale? Quanto pesa sulla ricchezza nazionale? Quanto pesa? 2,6%. Basso. Cioè ciò che resta dei 100 che esporto e dai 98 che importo, il 2 resta un 2. È poco. E va bene, per fortuna che c'è l'export, guardate che non sto diminuendo il valore straordinario dell'export, però dobbiamo essere coscienti anche di questo, evidentemente. Maggiore competitività, allora, quindi sì, colgo l'occasione, promuovere anche, no, i consumi interni, che quindi lì non dipende da noi, perché il taglio del cuneo fiscale, mi fa niente da ridere quello che stanno proponendo. Cioè. Allora, no, mi ha colpito molto questa analisi che è stata fatta sui fattori che noi non possiamo controllare, no? Ed è vero, tantissimi dei fattori dell'internazionalizzazione, export-import, non dipendono dal Veneto, dipendono poco dall'Italia, dipendono molto dall'Unione Europea, per esempio. Però c'è una parte di questi fattori che può dipendere da noi e anche dal nostro sistema nazionale, soprattutto più che regionale, nel suo approccio con l'estero. Quello che noi dobbiamo metterci in testa è che i rapporti internazionali per l'Italia e in particolare quest'area del Nord-Est sono di vitale importanza, devono essere mantenuti proficui per due ragioni. Una, quella che dicevamo, perché noi comunque siamo un paese, delle regioni fortemente esportatrici rispetto all'import, e rendiamo l'Italia un paese più esportatore che importatore, con un saldo commerciale attivo. Quel 2,6% che comunque è importante, mentre in Veneto conta molto di più, certo, questo fattore esportativo per noi è più del 10%, mi pare, no? 14%. Esatto, 14%, quindi è fondamentale. Quindi noi dobbiamo avere, per questa ragione e per un debito pubblico che purtroppo in parte dipende da finanza estera, quindi da corrispondenze estere, a meno che non venga nazionalizzato, cosa che non vedo in nessun programma, noi dobbiamo trattare molto bene tutta la tematica estero. Quindi la tematica estera per il sistema Italia è una tematica dove noi dobbiamo essere friendly, amichevoli, perché qualsiasi cosa che succede può metterci ulteriormente in ginocchio. Esatto. L'altra cosa che è giustissima, che ha detto poco fa Renato Mason, sono gli investimenti. Ecco, io noto, ma ho visto uno studio di ho visto due studi in realtà di CGA che mi hanno impressionato. Uno è molto più noto, ed è quello delle complicazioni burocratiche che il sistema pubblico fa sulle imprese. Mi pare che abbiamo una perdita annuale di circa, in Italia, di 100 miliardi di euro. Ma altrettanto
sono le complicazioni burocratiche che ci sono fra pubbliche amministrazioni, cioè l'inefficienza di un sistema pubblico dove ci sono vari livelli di amministrazione che confliggono tra di loro, altri 100 miliardi di perdita. Tenuto conto che noi abbiamo un PIL di circa 1.550 miliardi, è una perdita spaventosa, noto, ma qui forse CGA ha fatto qualche studio, una recrudescenza di burocrazia che impedisce spesso gli investimenti. Faccio solo un esempio che sta toccando molto in questo momento l'area montana. Abbiamo l'Alto Adige su Tirolo che sta sviluppando gli investimenti in maniera incredibile e hanno delle aziende leader che sono cresciute grazie a un sistema pubblico che le ha facilitate. Penso alla Leitner, quelli che sparano la neve, eccetera, ma anche altre aziende. Noi stiamo dietro a una situazione imbarazzante che collega proprio l'area di Sesto Valpusteria con l'area del Comelico, con investimenti che vengono fatti da investitori dell'area della Valpusteria che vengono bloccati da uffici, in questo caso le soprintendenze, che per tre o due impianti di seggiovia, fra l'altro neanche molto grandi, bloccano tutto lo sviluppo di un'area, provocando la protesta di tutta la popolazione, dei sindaci dell'area del Comelico, ricorsi fatti sia dalla provincia di Belluno che dalla regione. Quindi torniamo al discorso di burocrazia, certo. Giustizia. Ma io mi domando, ma ragazzi, ma ci rendiamo conto che poi magari sono gli stessi uffici che permettono, per esempio, alle grandi navi di entrare a Venezia, no? Allora, voglio dire, ci vogliono anche degli equilibri, no? Ci vogliono non due pesi, due misure. Com'è possibile che queste povere aree di montagna non venga permesso a loro uno sviluppo economico che c'è stato friendly, amichevole nei confronti dell'ambiente, a pochi chilometri di là del passo, dove c'è l'area del Sud Tirolo che ci sono impianti che sono comunque compatibili con l'ambiente. Pur sempre Italia, eh? Detto questo andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo insieme per fare il quadro completo della situazione.